Ciao, allora lo scorso 19 novembre è stato il mio compleanno e quindi ho ricevuto un pochino di regali. La domenica successiva ho fatto la festa di compleanno con i miei amici, i parenti, le mie sorelle qui a casa e quindi ho ricevuto qualche regalo. E inizio subito. In precedenza avevo già ricevuto il regalo di compleanno di Marco. Non è andato di sua iniziativa perché comunque dopo 6 anni preferiamo comunque fare qualcosa di più indirizzato, quindi tendenzialmente lui mi chiede cosa voglio. E mi sono fatta regalare due cose, un paio di stivaletti e una maglietta, quindi, che vi faccio vedere. La maglietta è questa qui di H&M. È un diciamo è un top con il taglio a peplum, quindi è una maglietta con taglio a peplum e dietro ha la lampo dorata e è di un tessuto molto elegante, soprattutto anche grazie alle cuciture qui che praticamente fanno la ripresa sotto al seno e sulla vita. Altro regalo che mi ha fatto sempre da H&M sono stati un paio di stivaletti di biker boots, questi qui. Qui hanno le, non sono sozzi perché li indossavo adesso, hanno le rifiniture in argento e anche la zip in argento. Li volevo non troppo, diciamo, non troppo casual, una cosa comunque un pochino una via di mezzo da poter indossare anche per, diciamo, andare magari a Roma per lavoro, quindi un attimino una via di mezzo. Le mie sorelle e i miei cognati mi hanno invece regalato una piastra per capelli che avevo chiesto io e è della Imetec, la Salon Expert. Questa qui, la piastra è questa, ha la chiusura che praticamente la fa aprire e chiudere a comando, ha il termometro con la rotellina e si accende e spegne con l'interruttore qui. Alle piastre rivestite in nanoceramica e è una cosa molto positiva perché protegge maggiormente i capelli e quindi comunque non li danneggia eccessivamente. Ha anche di buono che ha la temperatura che raggiunge 230 gradi, il che per i capelli come i miei, che sono molto spessi e hanno comunque molta difficoltà nel prendere la piega, è sempre una cosa buona. Mia cugina e miei zii mi hanno regalato invece il profumo della Burberry, questo qui, e la confezione all'interno è questa, che la trovo davvero molto carina e molto elegante. È molto buono, ha una profumazione non troppo calda, non troppo carica, ha un tipo di profumazione leggermente agrumata. Ok, mi era precipitata la videocamera, è caduto il cavo che si è portato appresso tutto quanto e per un momento sono sbiancata, ho temuto la fine della mia vita, però funziona, siamo ancora qui insieme. Tagliamo. L'altra mia zia mi ha regalato invece un paio di scarpe, queste, e sono di, della marca Guia Milano. Noi le abbiamo comprate appunto al negozio di Guia che sta a Roma, in centro, vicino a Via del Corso, e questo ottobre, infatti già l'ho indossato qualche volta. Sono in nappa nera e cavallino e sono tutte cucite a mano, ovviamente la suola è anche di cuoio. Sono estremamente comode, le ho indossate appunto come dicevo già diverse volte e hanno l'imbottitura sia al lato del tallone sia sulla parte della, del plantare, praticamente della pianta del piede e della punta del piede e quindi questa attutisce eventuali disomogeneità dell'asfalto, buche, avvallamenti, dissesti vari e sono davvero belle. Sono, come detto, comodissime. E i miei amici mi hanno invece regalato questo scatolone di cose da Sephora e all'interno ci sono diversi prodotti. Iniziamo da questo della Siate, che è quello con il foil, e all'interno appunto c'era questo smalto che è questo qui e il colore si chiama Kiss Chase 00101. Ecco qua. Il colore è questo. È un colore molto carino estivo, ma è utilizzabile tranquillamente anche d'inverno, abbinato appunto credo a degli stivali
sticker, chiamiamolo così, dei foglietti un pochino più scuri, e i foglietti sono questi qui, con cui appunto realizzare la nail art con la tecnica del foil. Se volete vi faccio poi successivamente, vi farò un tutorial, fatemi sapere con un messaggino qua sotto se appunto vi incuriosisce questa tecnica. In ogni caso i miei amici mi hanno regalato questo, appunto, questo kit della Grazie a Te, e è un kit in edizione limitata e si chiama Carnival Couture, quindi è il nome di questo kit. Nel kit inoltre viene disdata anche una ruota per gli smalti con cui fare le varie prove e realizzare i test delle nail art. Altro prodotto che c'era, che te la regalo dei miei amici, il melted della Too Faced, questo qui, e questo è il colore Melted Ruby, che è quello che indosso. È un rosso, un fucsia, diciamo, più che un rosso lo definirei. È molto bello, la confezione è questa interna, ha l'applicatore con la spugnetta così, è sporco perché ovviamente l'ho già utilizzato. Al momento mi sta piacendo molto, si applica facilmente sulle labbra, è modulabile, mi scuso ma ho un occhio che mi sta dando fastidio, è modulabile e anche l'applicatore non mi dispiace. Ovviamente poi lo dovrò testare poi nei prossimi giorni in maniera più approfondita, perché questa è solo una primissima impressione, però al momento non mi dispiace. Anche la consistenza non è malvagia, perché sì, resta comunque morbido sulle labbra, però non sembra di quei rosetti tipo gloss che se ne vanno in giro per tutta la faccia, sembra per il momento essere stabile al suo posto. Infine, ultima cosa che mi hanno regalata, questa in realtà l'avevo richiesta io, sollecitata io, è la Naked Basic, la Naked Basic 2, avendo tanti colori neutri, è utile anche da poterla portare nella trousse di tutti i giorni. Io dei colori neutri tutti insieme non ne ho nessuno, ho una palette grande che però ovviamente per ovvi motivi non mi posso portare nella borsa. È molto pigmentata, perché ho già sbocciato gli ombretti, ancora non l'ho utilizzata, è molto pigmentata, gli ombretti sono questi, ad esempio questo più chiaro, vedete, è comunque molto pigmentato e mi piace molto. Adesso ci ho lasciato tutte le impronte sopra. I miei suoceri e il mio cognato mi hanno regalato un pigiama di pile rosa e la vestaglia abbinata. Sono caldissimi, l'altro giorno mi sono messa e vabbè, è un momento di sclero. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande, commenti, suggerimenti, c'è lo spazio qui sotto. Vi ricordo anche i profili sui social, di cui trovate tutti i riferimenti qui sotto. E basta, al prossimo video, ciao!